giusto al main event finalmente. Sì, David Jones contro Max Fuller, la fine di una vera faida. Ovviamente il primo a entrare il campione della WWF. David Johnson qui è pronto a mettere fine a questa faida che dura ormai da Extreme Rules. Eh sì, David Johnson che si è ripreso il titolo ovviamente gliel'ha ridato Max Fuller, eh sì, per ridare il licenziamento. Ma comunque sia, questo match poi doveva farsi, quindi. Quindi siamo giunti al momento, al match più importante. Pronostico vado con David Johnson. Io non saprei, sai. Posso buttare anche io su David Johnson, però è un match che voglio veramente seguire, cioè interessante. Sono due atleti che comunque ci hanno dato veramente molto spettacolo anche nei due match precedenti. Ricordiamo la vittoria a lampo di Max Fuller in quel di... Quella di Over the Limit, sì. Vittoria a lampo in 3 minuti. E poi il Night of Champions si è rifatto David Johnson vincendo l'Ironman match. Già. Addirittura la vantaggio di 2 schieramenti. Bella, veramente una bella faida. Entrata più scenografica, quella di Max Fuller, eh sì. Si prende le luci della ribalta. Lui comunque è un signor atleta, eh. Vabbè, campione delle varie federazioni. Poi è arrivato qua, insomma, aveva già la cintura pronta. Eh sì. Si dirige verso il ring per un match che potrà consacrarlo. Mentre molti parlano di un possibile ritorno di Bernie proprio dopo la puntata al Tribute to the Troops. Beh, ricordiamo che comunque lui è l'ultimo campione prima di Victor Orton, no? Eh sì. E quindi un è lui comunque ad aver riportato il titolo in WWF, quindi certo c'era la, sarebbe stato il torneo con la vittoria di Johnson, lo sappiamo. Sì. Però poi cioè, da apprezzare anche il fatto che poi sia venuto qui con il titolo, ragazzi, il titolo da WWF è in palio in questo nostro main event. Ma iniziare il main event, si inizia ragazzi, subito molto veloci due a confrontarsi qui, prese da wrestling qui, e subito David Johnson con un body slam, grande prova di potenza di David Johnson, eh sì. Max Fuller dovrebbe sfruttare maggiore esperienza, però Johnson è giovane, protezione, bravo. Secondo me dico che vince David Johnson perché Johnson ha più da dimostrare, eh sì. Ora neckbreaker e danni dello sfidante. Max Fuller che ha partito il piede sbagliato e subisce i colpi del campione. Ancora rush and sweep a terra lo sfidante. Attenzione, clinch tra i due. Johnson più forza fisica e ora ne prega ancora. Mi sembra di rivivere quei 3 minuti al contrario. Eh sì, è vero, al contrario. Sì sì, questa volta del Johnson che era meglio. Ma si è ancora una serie di testate, prima in corsa, ora alla nuca. Oh, power slam! Si è ripreso con queste poche manovre.
invece. Eh sì. Stile molto vistoso quello di Matt Cougar, affinato comunque anche da una egregia tecnica. Sì, per l'attenzione alla potenza di Kevin Johnson. Cougar. Oh, fa qui Cougar. Oh, sgambetto. Ciao, vecchietta, come la vuoi chiamare? Sgambetto, sì. Sì, è uno sgambetto. Molto veniti qui. Kevin Johnson, no, sì. E ora ci regala questo elbow drop. Cougar è messo male, non so perché, ma Kevin Johnson mi sembra un grande spolvero oggi. Ancora sgambetto, Fistbuster. Sì, è danni del campione, che però si alza subito e con questa gutbuster colpa addominali. Eh sì, fatto molto bene qui. Oh, attenzione, lo botta all'angolo qui Mascuga. Può portarsi in vantaggio, però bravo Kevin Johnson a stare in difesa. Sono tutti con lui! E il braccio deso all'angolo. Cougar è messo male. Oh, attenzione! Non può chiudere, non ci credo! Con questo braccio desensato, jumping cross line. Eh no, Cougar non ci sta, attenzione, si è incazzato! Attenzione! Kevin Johnson prova il contrattacco, ma niente da fare, lo fa volare Cougar. Grande Cougar. Attenzione, il match potrebbe finire subito, eh! Grande Cougar stavolta. Eh sì, su match molto intenso comunque. 4-5 minuti. Eh sì, oh, drop! È tutto pronto ragazzi, forse. Eh è sì. Tutto pronto! Bottiglia botta. Botta, ma attenzione! No, ci ripensavo. Eh sì. Ma fai troppo presto. Sarebbe sei spallate. E quindi Kevin Johnson si porta in vantaggio. Questo vantaggio, eh. Sì, mette quindi in testa l'avversario. Cougar non è riuscito a eseguire il comeback decisivo, secondo me. Vediamo se riesce adesso. Oh! Duke! Che botta ragazzi! Eh sì, un ottimo contrattacco da Max Cougar. Attenzione, è parato, ma anche Kevin Johnson, hai visto? Kevin Johnson, non c'è tutta la contromanovra! No, ti ha fatto! No, bravo qui! Deviata! Max Cougar! Cougar! Ah, bravo! Duke! Bel match ragazzi, match molto molto attivo. Certo, i due non si stanno risparmiando, però si conoscono talmente bene che è difficile prevalere. Match dura 6 minuti, eh sì, lo riporta al centro del ring. Oh, pugni chiusi, qui Kevin Johnson vuole vincere a tutti i costi, è scorbutico quasi Johnson. Attenzione, attenzione Cougar, Cougar, no, ti credo. Another one bust the dust, another one. Anche tu, ma già qua l'ho preso. Non ci credo. Dove chiudere, non ci abbiamo credo. Un nuovo campione. Mamma mia, proprio Johnson all'ultimo. C'è! Johnson! C'è! Lo c'è. Butta velocemente! Sono alzati in un'altra marcia, attenzione! Non prendere! Backdrop! Mamma mia, come si alza il ritmo del match! E qui può andare a schienare! Un backdrop al volo quasi, hai visto? Uno! Di rimbalzo! Due, e niente da fare! Quasi di rimbalzo, no? Attenzione! Oh! Primo punch! Davanti Dave Johnson! Non stavo volendo provare lo schieramento troppo velitario, eh. Sì, uno, due e niente, no. Oh, attenzione, guarda prima Cougar. Palm strike. Come si è ripreso Cougar? Eh sì. Da una situazione di svantaggio a quasi, diciamo, sono una pari, eh. Attenzione, comeback. Davanti a Kevin Johnson, si rialza. Però bravo Cougar a intercettarlo. Però non mi dare attenzione per imparare. Attenzione, forse buono da Johnson, dai. Attenzione, forse Montilla bottom. Eh sì, penso sia posizione giusta. No, è molto strano qua. Attenzione, prega di Mascuga. Qua, dai, Johnson. Non è nel tuo stile, no? Un suplex, un vertigo già. E ora, qui i punti qui si anche davanti Mascuga. Vuole, rivuole il titolo Mascuga, chiaramente. Chiaramente è una battaglia veramente all'ultimo sangue tra i due. Oh, che si inventa qui Kevin Johnson. Backdrop. E pronto. Qui. No, niente. Uno, due, niente da fare. Attenzione. Ancora. Attenzione Johnson, sfrutta solo già potenza. Mamma mia, ancora schiena. Eh sì. Se riesce a eseguire la bottiglia bottom, ma può davvero vincere il match. Eh già. E neanche molto in difficoltà alla fine. Oh, attenzione ancora suplex. Ma dai. E di nuovo la stessa cosa. Bravo qui Mascuga, che dimostra che Kevin Johnson non sa fare suplex in pratica. Sì.
Ma attenzione, ancora mia, la carica del rinoceronte qui, ma scusa, abbiamo un campione, Andrea. Uno, due e tre. Non ci credo, il pubblico è rimasto ammutolito. È come il match a Over the Limit, ragazzi, finito da un momento all'altro. Vabbè, chi però la parte grossa si è sentita, cioè siamo rimasti anche noi di più. Sì, infatti Max Huger torna in vetta. Max Huger è il nuovo campione della WWF per la seconda volta. E questa volta David Johnson non può fare un po' di niente. È la fine della faida. Sì, 2-1 per lui. David Johnson non avrà neanche il suo rematch a SummerSlam. Finale è ammutolente davvero. Qui questa. Non so se lo potrebbe avere a 3-2-2 troops, ma non penso, insomma. Incredibile, con questo altro cambio di titolo, vabbè, oltre al titolo TWF, al titolo femminile, c'è anche questo cambio di titolo. Incredibile. Attenzione Andrea, andiamo in backstage. It should be Paul Jason to say these words. Oh. And it would be like that if he was my brother. I know that I am a god and such as I need my sons, they gotta help me, because in the world, I'm everything. And Paul Jason would make it better to agree with me. Ma